i temi che sono emersi sono tanti, possono stimolare ulteriori domande e aprire ulteriori scenari. Quindi ecco, io lascio ovviamente molto volentieri la parola a voi per domande, per precisazioni, puntualizzazioni, soprattutto per domande appunto, non solo da parte di chi ha già letto il libro, ma domande che possono essere state stimolate dalla discussione di questa mattina. Prego. Grazie Eric, grazie Luca, grazie Pierangelo. Inizialmente quando ho pensato un incontro con Eric, il tema e il libro doveva essere un altro, doveva essere e allora le foglie, però ne approfitto perché come segreteria ne avevamo già parlato, Samantha, Visio, Buonissanzi, Antonio Corbelletti, invitiamo febbraio per questo libro e fisseremo la data oggi, perché raggiungerlo non è stato semplice, fortunatamente per lui, perché è una persona che merita da tutti i punti di vista. Non mi ricordo chi me l'aveva detto in tempi remoti, eccetera, ma mi consigliava una cosa: quando devi leggere un libro, un saggio storico, non partire mai dal titolo, vai a vederti le note e la bibliografia. E vi posso dire che questo libro, da questo punto di vista, è perfetto, quindi vi consiglio caldamente di leggerlo. E ringraziamo la Libreria Delfino oggi che è qui con il libro di Enrico Betti. Una domanda e poi una considerazione finale. Tu fai notare nel libro giustamente che le nostre autorità non sono mai andate a chiedere scusa. Allora, io non penso che Presidente della Repubblica come Gronchi, Einaudi, Saragat, Cossiga, eccetera, avessero potuto pensare a una cosa del genere, ma ad esempio una figura come Sandro Pertini, partigiano, mi domando perché un personaggio del genere magari non c'è arrivato, non ha potuto fare una scelta di quel genere, perché effettivamente noi abbiamo visto in questi anni Mattarella che negli ultimi anni con Slovenia e Croazia, con i presidenti di Slovenia e Croazia, si è trovato, eccetera, si sono dati anche per mano rispetto alla questione dei confini orientali, ma effettivamente sull'Etiopia non è mai successo nulla, e in Libia, ma però per altri interessi di tutt'altro genere, solo Berlusconi aveva avuto un rapporto con Gheddafi, ma questa è una storia che meriterebbe tutto un altro ragionamento. Però c'è questo aspetto. Come mai le nostre istituzioni non ci arrivano? Perché vabbè, l'uomo comune, quello che è, eccetera, potrebbe anche dire storie vecchie, ormai lasciamo perdere. Una cosa invece che secondo me l'ha evidenziata giustamente Pierangelo nella sua introduzione, in questo libro, quando parla di pugno allo stomaco, c'è una frase di Eric nel libro che mi ha colpito molto: la psicoanalisi insegna che non è mai tardi per affrontare un trauma, ed effettivamente questo libro può aiutarci ad affrontarlo, perché effettivamente è un trauma che noi abbiamo sempre come italiani trascurato, o perlomeno al di là di alcuni storici, abbiamo citato Del Bocchi, eccetera, non è mai entrato nella discussione comune, insomma. Quindi io ringrazio Eric per questo suo libro, per questo suo lavoro, e poi fisseremo la data per febbraio perché parliamo. E allora le foglie, perché noi sappiamo che il prossimo anno, il 10 febbraio, ne vedremo delle belle, tra virgolette, e quindi affrontare un tema così complesso con una persona che l'ha studiata, brava e preparata come te, non ce la possiamo perdere. Grazie. Poi dico una cosa sul 10 febbraio, ma vuoi dirlo lui? No, vai. Vabbè, magari rispondo subito perché insomma, hai aperto diverse parentesi, poi magari eventualmente dopo raccogliamo alcune consecutive, insomma, vediamo. Comunque, allora è difficile capire. Anche io mi chiedo spesso perché nessun presidente, ma nessuna autorità italiana di fatto ha
ha mai fatto un passo del genere. Cerco nel libro, cerco di dare un po' delle risposte però molto generali, poi nello specifico appunto perché Pertini, che è davvero effettivamente pensandoci un attimo dice incredibile. Io credo che non sia una questione di poi singoli individui, nel senso sicuramente per tutti i decenni del dopoguerra, diciamo per il periodo della guerra fredda, in qualche modo c'era un sistema di pensiero condiviso da tutti, compreso Pertini, per cui che era incentrato su questo stereotipo del bravo italiano che in fondo non aveva commesso crimini e che in qualche modo anche rappresentava gli italiani nella seconda guerra mondiale come pure vittime della guerra, anche gli invasori. Cioè, se pensiamo il film che dà il titolo a quello stereotipo, gli italiani con la gente, si svolge durante l'invasione dell'Unione Sovietica. Eppure sono italiani brava gente, proprio quelli lì che hanno invaso l'Unione Sovietica insieme ai nazisti, sono i nostri stereotipi, il nostro stereotipo di italiani brava gente si costruisce proprio lì. Quindi, come dire, ed era secondo me un immaginario condiviso da tutti, a destra e a sinistra, qualunque posizione politica. Non solo, ma all'epoca di Pertini secondo me era ancora... come dire, non era ancora prevalente quello che oggi gli studiosi definiscono il paradigma vittimario, per cui soprattutto nei confronti delle guerre e della Seconda Guerra Mondiale in particolare si tende a guardare sempre soltanto alle vittime come i nostri eroi, diciamo così, e non più a chi agiva da una parte o dall'altra. Cioè, diciamo, nel dopoguerra sostanzialmente gli eredi del fascismo glorificavano il proprio esercito, i propri uomini perché avevano operato per un certo modello con cui si identificavano e gli antifascisti glorificavano i propri partigiani che avevano lottato, combattuto e magari vinto delle battaglie contro i fascisti. Oggi non è più così. Oggi i nostri eroi non sono più i partigiani che hanno fatto qualcosa, sono le vittime innocenti, da una parte e dall'altra. Da una parte c'è Norma Cossetto e dall'altra c'è i partigiani impiccati a Piazza del Loreto, ma non i partigiani che hanno vinto la battaglia, i partigiani catturati e uccisi. Il 25 aprile ormai in tutta Italia si celebrano non le battaglie vinte, si celebrano i partigiani uccisi. Non c'è niente di male, intendiamoci, è anche uno sguardo, come dire, meno ideologico, più umano, più attento all'individuo, alla persona e quindi alla vittima. Però certo, in questo modo si tende un po' a perdere di vista i valori, perché poi alla fine i morti sono tutti uguali, cioè no, è facile arrivare poi al passaggio successivo, i morti sono tutti uguali, il Norma Cossetto uguale al partigiano impiccato, dobbiamo celebrarli tutti, anzi meglio celebrare solo Norma Cossetto che gli altri non comunisti, è meglio dimenticarceli. Ora, in quella logica lì, secondo me, in quella logica invece precedente, non è un caso che Pertini, se penso alle cose fatte da Pertini in quest'ambito qua, lui ha inaugurato il monumento che celebra, l'unico monumento che io conosca, che celebra i partigiani italiani che hanno combattuto in Montenegro, proprio quelli della divisione Garibaldi, c'è cioè un'intera divisione italiana che ha combattuto in Jugoslavia, circa 20.000 uomini, con quasi 10.000 caduti. Quel monumento è stato inaugurato nell'83 in Montenegro alla presenza di Sandro Pertini. E quelli però erano, certo, erano anche morti in tanti, ma erano partigiani che avevano lottato, che avevano combattuto, avevano lottato in una logica internazionalista. E tutto questo era nelle corde di Pertini, diciamo, e della sua parte politica, della sua visione politica. Però appunto in una logica di attività antifascista, non di puro vittimismo. In questo senso invece nel paradigma attuale, che è strettamente vittimista, che si faccia una continua propaganda sulle nostre vittime, per esempio le vittime delle foibe, rientra in questa logica, ma che in quella stessa propaganda si ignori completamente il fatto che ci sono altre vittime negli stessi territori, peraltro uccisi dai fascisti e dai nazisti, e quelle vittime lì non esistono,
denota l'ideologia che c'è dietro a tutto questo. Perché non è questione di vittimismo, non è questione di mettere l'accento sulle vittime, è questione di mettere l'accento sulle nostre vittime. E quali sono le nostre vittime? Non sono gli italiani, sono gli italiani fascisti, sono quegli italiani, quelli che stavano da quella parte. Non voglio dire che le vittime delle foibe sono tutti fascisti, non fraintendetemi, ma diciamo uccisi perché percepiti come fascisti. E quindi comunque alcuni italiani, non tutti gli italiani, tra le vittime del confine orientale ci sono moltissime persone uccise dai nazisti che erano italiani, ma siccome sono italiani antifascisti non sono celebrati nel giorno del ricordo, per esempio. Così come gli stessi caduti partigiani in Jugoslavia non sono celebrati perché sono caduti combattendo con i partigiani, e quindi non sono vittime delle foibe, non sono le nostre vittime. Quindi questo vittimismo è sempre un po' solo da una parte. Ed è, diciamo, l'esempio che io anche nel libro accendo, credo adesso, siccome si avvicina all'anniversario, credo che sia importante ricordarlo. Quest'anno a settembre si celebra l'80° anniversario dell'8 settembre, naturalmente, e tra le altre cose anche della liberazione dei campi di concentramento fascisti per civili jugoslavi, tra cui il più importante è quello di Arbe, come dicevo prima, sull'isola di Arbe in Dalmazia. Ogni anno lì c'è una celebrazione importante fatta dalle associazioni partigiane italiana, slovena e croata. Quest'anno sono stati invitati anche i presidenti delle tre repubbliche. Io, a me piacerebbe moltissimo che questa fosse l'occasione per cui il nostro presidente o perlomeno qualche autorità importante italiana si recasse ad Arbe insieme ai presidenti sloveno e croato per celebrare quelle vittime, appunto, nella logica. Se davvero siamo in un paradigma vittimale in cui bisogna ricordare le vittime innocenti della guerra, quali vittime più innocenti delle donne e bambini morti di fame ad Arbe? Continuare a ignorarli mi sembra davvero una scelta, a quel punto una scelta anche piuttosto grave, da parte tra l'altro di un presidente che ovviamente nessuno di noi pensa che in qualche modo condivida uno sguardo filofascista o neofascista, no? Per cui perché dovrebbe Mattarella sottrarsi a questa richiesta? Io non dico niente, spero che ci sia. Io ci sarò perché organizzo quest'anno un corso di formazione ad Arbe in quei giorni, proprio per essere presente a questa occasione. No, e approfitto per dire che a proposito dell'ottantennale uscirà a settembre il numero dedicato di Giacobin, dove c'è Eric, ci sono io e altri autori, ci sarà Santo Peli, penso che verrà un bel lavoro. Stiamo dedicando questi giorni a fare l'indice. No, volevo dire, allora, tre cose. Allora, una è questa. Allora, tu hai fatto vedere benissimo come il paradigma vittimario non occupa tutto l'immaginario, nel senso che probabilmente il nostro immaginario incrocia paradigma vittimario da un lato e per l'appunto nazionalismo dall'altro. Quindi il risultato è l'incrocio di questi due, chiamiamoli, dispositivi. Lo cito sempre, ma perché non è mai abbastanza lodato. Voi sapete che sulla critica del paradigma vittimario il libro più bello uscito in italiano è Critica della vittima di Daniele Giglioli del 2014, uscito da Nottetempo, che diciamo ha il pregio che molti libri di questo tipo non hanno, cioè perché alcuni dei libri che studiano il paradigma vittimario danno addosso alle vittime in quanto tali. Daniele, che invece è uno bravo, è molto attento a distinguere le vittime vere dalle vittime autoraccontate come tali. E poi c'è sempre la Repubblica del Dolore di De Luna, importante su questo tema. Santino diceva Pertini. Allora, uno può fare anche un altro esempio, adesso lo dico io, ma insomma l'ha detto Eric tante volte, lo dice anche Filippo Focardi, non è un argomento mio. Uno potrebbe dire, vabbè, ma allora anche l'ex comunista Napolitano avrebbe tutto l'interesse a. E invece noi sappiamo che Napolitano, proprio sulle questioni del confine Alto Adriatico, è stato uno di quelli che ha suscitato il maggior numero di incidenti diplomatici con il nostro confine orientale. E qui c'entra l'altro aspetto, secondo me, diciamo politico della vicenda, ossia che presso i post-comunisti
come questi post-fascisti o prefisso-fascisti, come dice il nostro amico Carlo Gretti, ci sono, diciamo, c'è la volontà di riaccreditarsi e quindi c'è un revanchismo sempre ostentato. Dall'altro lato, presso i post-comunisti o i post-antifascisti, come li chiama Luzzatto, c'è una specie di desiderio di espiare delle colpe che non si sa bene, diciamo, che li conduce fin quasi a incontrarsi con quegli altri. Poi sappiamo tutti, il risultato di questo incontro è il dispositivo della memoria condivisa, dove forse invece noi abbiamo bisogno di memorie divise che distinguono le parti. Sul 10 febbraio, allora io tendenzialmente sono d'accordo con Santino, cioè anche io mi aspettavo delle belle a questo 10 febbraio, il primo del governo Meloni. Mi sembra tuttavia che il 10 febbraio sia tutto sommato passato, ripeto tutto sommato, perché comunque gli step ci sono stati, ma mi sembra, vorrei capire anche se Erika è d'accordo, che tutto sommato sia stato in tono più dimesso di quanto ci si poteva aspettare, più dimesso anche degli ultimi, insomma, di anni abbastanza recenti. Mi sembra invece che l'offensiva della destra radicale si sia concentrata più a ridosso del 25 aprile che a ridosso del 10 febbraio. Voglio illudermi che, come dire, non abbiano battuto sulla gran cassa anche per via del lavoro di smitizzazione che Eric ha fatto, che nel nostro piccolo, noi con Nicoletta Burbacchi abbiamo fatto attorno appunto al mito delle foibe, sforzandoci di distinguere mitologia e la realtà. Io penso che questo depotenziamento del dispositivo 10 febbraio in qualche modo abbia anche portato a investire appunto o nell'offensiva frontale dal 25 aprile o nel tentativo di mettere altre date al calendario civile che in qualche modo rafforzino la contronarrazione, cioè si affianchino al 10 febbraio per raccontare la storia dell'altra parte, e penso soprattutto al 26 gennaio e quindi alla roba, alla giornata della memoria del sacrificio degli alpini, che comunque è una giornata istituita bipartisan, quindi a riprova ancora una volta del fatto che la memoria condivisa è una bestia che in qualche modo ci darà del filo da torcere di qui ai prossimi anni, nonostante tutte le critiche che gli abbiamo rivolto in questi anni. Va bene, allora sono d'accordo, quindi lascerei la parola a Amanda. Domande? Nessuno? Mario, volevo. Mario, vieni. Allora, voglio riprendere dall'intervento di Pierangelo Lombardi la questione del dopo, della continuità, che viene affrontata nel libro. Abbiamo sentito, abbiamo letto che intanto è mancata una cosiddetta Norimberga italiana, ma non solo non c'è stata una condanna, ma come viene accennato, perché ovviamente è una questione altra, trattata per esempio da Davide Conti negli uomini di Mussolini. Alcuni, se non molti di questi personaggi citati nel testo, hanno poi un ruolo nella Repubblica Democratica, cioè non è che cadono in disgrazia, non vengono condannati, non vengono processati, non vengono condannati, non vengono estradati per una serie di motivi, anche di contesto internazionale, è iniziata già la guerra fredda, eccetera, eccetera, però alcuni di questi fanno carriera addirittura. Quindi c'è questo elemento interessante, insomma, interessante e, voglio dire, scandaloso.
storia appunto si riflette, è la storia che si riflette sulla vita civile, non più solo riconoscimento di un passato terribile che noi abbiamo rimosso, ma è un passato che diventa presente e diventa azione amministrativa, politica, istituzionale. Quindi chiedo a Eric di parlarne. Ecco, la seconda questione è che se dobbiamo dare a questa, diamo atto alla storiografia di avere affrontato il problema appunto della la questione dello smentire lo stereotipo del bravo italiano, quindi gli italiani brava gente. Però adesso secondo me è ancora aperta, se non in ambito storiografico, ma come dire in ambito civile, è aperto il fatto che questo diventi senso comune civile, che diventi una consapevolezza nel discorso pubblico, non solo, ma che diventi una consapevolezza nell'insegnamento della storia fatta a scuola. Quindi secondo me non è una novità, ovviamente non sto lanciando io l'idea, ma anche fare per esempio un'analisi di come la questione del colonialismo italiano, dell'atteggiamento disumano nei confronti delle popolazioni che sono state occupate dagli italiani durante la guerra, come il tema, la questione, ovviamente sulla base di una storiografia aggiornata, viene affrontato nei manuali di storia. Insomma, è qui che nasce la consapevolezza, se si comincia a parlare a scuola. È fondamentale, come pensate voi. Raccogliamo le domande così poi. Prego. No, rapidissima. Il libro non l'ho ancora letto. Sfogliando l'indice dei nomi ho trovato quello di Pietro Pignoli. Allora, ricordando parecchi anni fa di aver letto Santa Messa, no, per i miei fucilati, volevo un tuo parere, un tuo giudizio, ecco, rispetto alla sua figura, che è assolutamente cancellata anche rispetto ad alcune occasioni particolari, legate al 10 febbraio, nel nostro ruolo. Io chiedo una data, ottobre 2013, un'ecatombe nel Mediterraneo e la maggior parte su 366 vittime, 360 sono eritree e sono la conseguenza di quel colonialismo, di quella guerra, di quel dei crimini italiani fascisti in Etiopia, Eritrea, i confini fissati male, per cui avremo bisogno di affrontare il problema dei migranti, in questo caso i migranti da quella parte dell'Africa, con una conoscenza in modo da evitare gli stereotipi e da essere più capaci di integrazione e accoglienza. Grazie. Grazie. Ancora altri? No. Solo una breve considerazione. Quando avete parlato dell'utilizzo che tutte le truppe di occupazione fanno dei collaborazionisti per in qualche modo poi a posteriori poter essere avere delle giustificazioni sulle stragi compiute, non le abbiamo fatte noi, infatti gli Ustascia oppure i cecnici, oppure mi è venuto in mente la tragedia dei campi profughi palestinesi in Libano, cioè il massacro di Sabra e Shatila è stato effettuato dai falangisti, no?
su, chiaramente su istigazione e protezione dell'esercito israeliano, perché poi è a posteriori il governo e l'esercito israeliano si sono giustificati dicendo sono stati collaborazionisti, sono stati falangisti, non antisemitisti. È lo stesso metodo utilizzato dagli italiani e da tutte le truppe di occupazione in giro per il mondo. L'altra cosa, noi come Repubblica Italiana abbiamo avuto fino alla, se non erro, 1960, quando c'è stata la proclamazione della Repubblica Somala, no? In qualche modo abbiamo avuto il mandato dalle Nazioni Unite di gestire la sicurezza del territorio somalo, come Repubblica Italiana. Noi utilizzavamo mercenari yemeniti per tenere la popolazione sotto controllo. Quindi è una cosa che prosegue nel tempo, che è proseguita anche ai tempi della Repubblica Italiana, questo tentativo di utilizzare le forze collaborazioniste o mercenari per compiere gli atti più efferati. Grazie. Posso fare una domanda secca? Non ho letto il libro, ma ho ricevuto delle suggestioni, delle cose dalla discussione. La domanda è questa: nel lavoro storico che lei ha fatto, rispetto sia alle biografie di questi carnefici, sia al mito degli italiani brava gente, ha trovato che esiste, se esiste, una relazione, un ruolo in tutto questo dall'amnistia cosiddetta Togliatti nel immediato dopoguerra, insomma, se ha esercitato un ruolo, perlomeno nel senso comune, oppure in un senso più fondato. Grazie. Un'altra domanda? No, poi rispondiamo. Più che la domanda è una riflessione. Allora, per quanto mi riguarda, voglio dire che noi avevamo chiesto a Eric, come Santino ricordava, un incontro per spiegare, e allora le foibe, perché c'è un modo comune di parlare della gente che è le vittime e non quello che è stato fatto. Perché questo? Perché come veniva fuori tutte questi giorni di commemorazione, viene fuori che il discorso degli alpini, la festa degli alpini, non è in funzione di quello che loro fanno nella vita civile e così via, ma è identificato sulla battaglia di Nikolaevsk, cioè quello che sono andati in Russia, e viene preso come riferimento al corpo degli alpini, perché comunque c'è un ritorno a quello che è il problema delle forze armate. Non per niente adesso la festa della Repubblica è diventata una festa delle forze armate, non è più una festa di popolo che si ritrova dopo la liberazione, e pertanto è stata modificata in questo senso. Le forze armate, sappiamo, hanno 2 novembre quella che era loro, dovrebbe essere la festa delle forze armate. Qui si sta modificando tutto ciò che in questo paese viene dimenticato, quella che è stata la sofferenza del nostro popolo. Io faccio parte di una sezione ANPI che è nata il 21 gennaio di quest'anno, perciò siamo freschi, e abbiamo già avuto un buon numero di iscritti, e la nostra sezione ha un territorio abbastanza ampio che è vuoto su queste cose, che è la sezione Paolo Magni dell'Alto Pavese, comprende tutti i comuni della zona, Landriano, Torrevecchia, Vidigulfo, e abbiamo la sede presso la Camera del Lavoro di Vidigulfo,
e vorremmo cercare, con la richiesta che ti avevamo fatto, di poter vedere se riuscivamo a sviluppare quella che è la conoscenza delle cose per poter partecipare insieme a questo, perché purtroppo questa iniziativa che è stata fatta oggi è positiva, però della mia sezione siamo venuti in tre. Ecco, il problema è questo: se noi riuscissimo a fare, certo il tuo lavoro è molto difficile perché devi girare parecchio, ti seguo e pertanto non hai molti giorni liberi, però ti richiedo ancora se è possibile questo. Perché se noi non ci muoviamo su queste cose, il collaborazionismo non viene identificato. Lo stesso discorso che c'è nel problema della guerra attuale in Ucraina. Il collaborazionismo ucraino con i tedeschi è stato forte, però questo viene taciuto, non viene riconosciuto, ma non per giustificare quello che sta accadendo, l'invasione della Russia, perché è stata una cosa che abbiamo condannato un po' tutti. Però di fatto ci sono delle ragioni storiche e politiche che sono arrivati a questo, perché sono dei popoli che si sono sempre scontrati tra loro, col collaborazionismo di Bandera e così via. Questa cosa ritorna ancora ai tempi che erano, non ho fatto. Pertanto io dico che anche su questa cosa noi dovremmo puntare. Il collaborazionismo è stato una fase importante di ogni lotta che c'è stato, perché senza il collaborazionismo di fatto forse la lotta di liberazione sarebbe stata un'altra cosa. Grazie. Sì. Vabbè, voi avete tempo, mezzanotte, no? Mi sembra. Ah no, era mezzogiorno. Ok, allora cerco di andare veloce. No, ma ci troviamo senza pubblico poi. Sì, no, dai, va bene, parte scherzi, quarto d'ora, e poi vediamo. Se no si compra il libro, scusa. Vi dico tutto. Allora, magari partirei dal collaborazionismo, visto che è stato nominato da due interventi. Sono stati interessanti entrambi i riferimenti che avete fatto. Io ho sempre paura a avventurarmi fuori da temi che conosco meglio, quindi non entro nel merito né del Libano né dell'Ucraina, però comunque vale la pena sottolineare che paragoni interessanti, nel senso che sicuramente nel caso del Libano c'è quell'elemento, diciamo, di usare come scusante a posteriori il fatto che non erano le forze armate israeliane, ma erano dei collaborazionisti, così come è interessante il riferimento a Bandera, che a mio avviso in un libro recente che si intitola Esiste una guerra giusta, dove c'è anche un saggio bellissimo di Luca, c'è anche un mio saggio in cui io provo a porre un paragone appunto tra il caso di Bandera e il caso degli Ustascia croati, tra le altre cose, insomma. E credo che siano abbastanza paragonabili i due fatti, ma non per dire erano tutti brutti e cattivi, per dire invece, cosa che io dico anche in questo libro, che il collaborazionismo è un sistema complesso. Non è appunto semplicemente, no, quelli erano cattivi perché tradivano il loro popolo, no, dal loro punto di vista al contrario, loro operavano per il loro popolo, cioè nella loro logica nazionalista sfruttavano la presenza degli occupanti per ottenere i propri obiettivi, cioè per portare avanti la propria agenda politica, che non era necessariamente, che non finiva per essere necessariamente a vantaggio degli occupanti. Forse lo stesso, conosco molto meno il caso del Libano, ma forse anche nel caso del Libano può essere valida questa ipotesi. Cioè non è detto, per esempio, che il massacro di Samra Shatila andasse a favore delle forze israeliane.
Ciò non toglie che gli israeliani si appoggiavano alle forze più estremiste e più radicali in quel territorio perché avevano bisogno di quella collaborazione. Quindi in qualche modo anche la scelta della collaborazione non è dovuta, come dire, l'obiettivo non è quello di avere poi la scusante da usare dopo o da far fare le cose più brutte agli altri. L'obiettivo è avere dei buoni alleati sul territorio disposti certo ad essere molto brutali quando serve, ma che siano funzionali alla necessità dell'occupazione, controllo delle risorse, controllo del territorio, eccetera. E non è un caso che spesso queste forze sono rappresentanti non della, come dire, della maggioranza della popolazione, ma spesso rappresentano la minoranza o rappresentano tanto la parte più estremista comunque delle forze presenti sul territorio, ma spesso anche delle minoranze etniche. O addirittura come dire, identità nazionali che vengono da fuori rispetto al contesto. Gli yemeniti in Somalia sono stati nominati, ma anche penso agli ascari libici utilizzati in Etiopia, ad esempio, certo. Un classico caso di questo tipo. E qui vengo alla Eritrea e alla Somalia, che sono state nominate entrambe. Per dire una cosa, solo questo aggiungerei, che condivido quello che avete detto, aggiungerei questo, che in quel caso, io spesso nel libro parlo di crimini italiani commessi in epoca fascista, sottolineo spesso il termine italiano, esercito italiano, le autorità italiane, perché erano italiani, certo erano italiani che operavano nel regime fascista, ma come dire, prima e dopo, non è che le autorità italiane si siano comportate in maniera tanto diversa, soprattutto negli scenari coloniali. Appunto, l'Eritrea è una colonia precedente al fascismo, la Somalia è una colonia addirittura successiva al fascismo, fino al 1960, eppure prima e dopo il comportamento delle autorità occupanti è molto simile, di fatto molto simile, a prescindere quindi dal fascismo, ma in una logica che io definisco comunque fascista, quella che Umberto Eco definisce il fascismo eterno, diciamo così, è comunque una logica coloniale, colonialista, che è uno dei tanti rimossi del nostro paese. Ecco, forse in questo caso il rimosso non sono i crimini fascisti, ma sono i crimini italiani in una logica fascista, forse li definirei così, ecco. Ed è veramente il grande rimosso, in cui forse è ancora più difficile confrontarsi con i crimini commessi al di fuori del fascismo. In fondo quelli commessi in epoca fascista puoi sempre dire è colpa del fascismo, intendendolo come fascismo quello che, come dire, utilizzando quella metafora di Benedetto Croce come fascismo, come parentesi della storia italiana, no? Una storia di bontà in cui c'è questa parentesi fascista invece brutta e cattiva. La storia del colonialismo italiano ci insegna esattamente il contrario, è una storia di colonialismo in una logica fascista prima e dopo il fascismo e durante, naturalmente. Abbiamo fatto in fretta, dai, sono eliminato un sacco di cose. Allora, è stato detto che è importante il discorso pubblico e politica della memoria, ma è anche molto importante il terreno dello studio e della manualistica scolastica in particolare. Sono assolutamente d'accordo. Ci sono, secondo me, alcuni luoghi fisici o non fisici di scontro delle memorie, dove le politiche della memoria hanno un impatto importante sulla società e dove secondo me bisogna quindi operare in maniera molto intensa per cercare di fermare questa deriva questo racconto, questa narrazione, diciamo, di fatto filofascista della Seconda Guerra Mondiale e dell'epoca fascista. Uno di questi è Wikipedia e in generale lo spazio informatico, internet, eccetera, dove secondo me davvero si combatte una battaglia importantissima, perché alla fine chiunque di noi, se non sa una cosa, va a cercare su Wikipedia per prima cosa, e quindi non è ininfluente chi scrive e che cosa scrive nelle pagine di Wikipedia. Non è un caso che infatti tutte le pagine, diciamo, dedicate a cose delicate della nostra storia, ad esempio pagine sulle foibe, eccetera, sono dei campi di battaglia. Se sapete un po' come funziona Wikipedia, vedete tutte le scritte in rosso, in blu, i commenti, questo è stato rimosso, questo è stato aggiunto, questo è ancora da verificare, eccetera, vuol dire che ci sono
è un terreno di scontro ed è importante però presidiare quel terreno, secondo me. Io non so fare, ma invito chiunque di voi a diffondere la voce che bisogna farla, questa battaglia qua. E io insisto molto sul discorso pubblico e sulle autorità, sulle istituzioni, perché credo che sia importante che un paese democratico si esprima su queste cose, che scelga da che parte stare. Nella nostra storia non si può stare con gli italiani e basta, appunto, non si può stare con Rodolfo Graziani e con Umberto Graziani allo stesso tempo, o stai con uno o stai con l'altro. Nel nostro passato è così, e quindi continuare a fare i monumenti a Rodolfo e ignorare Umberto vuol dire chiaramente stare da una parte e non dall'altra. Quindi lo Stato italiano, secondo me, deve prendere una decisione su questo. Ma appunto non c'è solo lo Stato, c'è Wikipedia, ci sono anche la scuola. Anche sulla scuola, naturalmente, come dire, è un pezzo dello Stato anche la scuola, è diretta da un ministero e riceve dal ministero, dalla politica, delle indicazioni. I manuali vengono approvati dal ministero, però siccome siamo in un paese democratico non c'è un manuale unico, ma ci sono tantissimi, una miriade di manuali diversi che hanno approcci diversi. Io devo dire che qualche anno fa, quando ho cominciato a occuparmi di foibe, ho addirittura creato un gruppo di studio composto da insegnanti sulla manualistica scolastica, per cercare di capire, magari anche non facendo una ricerca a tappeto, ma diciamo una ricerca comunque più possibile articolata, in che modo i manuali scolastici affrontavano il tema delle foibe e dei crimini di guerra fascisti. Purtroppo devo darvi la brutta notizia, questo gruppo di lavoro si è arenato alla terza mail e quindi non siamo riusciti a portare avanti. Io faccio troppe cose, come è stato detto, non ce la faccio a seguire tutto, e quindi anche questo non sono riuscito realmente a farlo. Ho raccolto però qualche materiale, qualche informazione, quindi vi posso dire i risultati preliminari di una ricerca mai fatta, che però vi indurrei a fare, cioè se avete le forze, la voglia, le conoscenze e tanti amici insegnanti, provate a lavorarci, perché secondo me varrebbe veramente la pena vedere in che modo i manuali scolastici affrontano davvero questi temi in maniera un po' più strutturata. Quello che posso dire dalla una prima visione è che, mentre ormai in tutti i manuali scolastici c'è una pagina o mezza pagina dedicata alle foibe, spesso con il ruolo dei grossolani che tutti conosciamo, la pulizia etnica, le cifre raddoppiate o triplicate rispetto alla realtà, eccetera, invece in quasi tutti i manuali mancano riferimenti ai crimini fascisti. In particolare, devo dire, oggi quasi sempre si cita l'uso dei gas in Etiopia, che ormai è quasi, lo definirei senso comune, sebbene bisogna dire che è senso comune da pochissimi anni, perché è senso comune solo grazie al fatto che Angelo Del Boca ha speso tutte le sue energie vitali per rendere di pubblico dominio una cosa che era macroscopica, cioè un uso continuo per decenni di armi non convenzionali e proibite dalle convenzioni internazionali, e ha ottenuto finalmente, sulla base di una miriade di documenti, ha ottenuto finalmente nel 1996 il riconoscimento delle stesse forze armate italiane che hanno ammesso l'uso di gas, e da quel momento è entrato anche nei manuali scolastici questa conoscenza. Ma invece, per quanto riguarda ad esempio il terreno balcanico, non c'è quasi nessun tipo di riferimento ai crimini di guerra. In molti manuali che ho visionato io con i miei occhi non c'è addirittura non è nemmeno nominata l'invasione della Jugoslavia da parte dell'Italia. La Jugoslavia è invasa dalla Germania, l'Italia non è nominata, per cui, come dire, un ragazzo che studia quel manuale senza l'aiuto di un insegnante particolarmente bravo può giungere alla conclusione che, siccome l'Italia non ha invaso la Jugoslavia, ma i partigiani di Jugoslavia hanno massacrato gli italiani con l'intento di sterminare gli italiani facendo una terribile pulizia etnica, evidentemente la Jugoslavia ha invaso l'Italia. Quindi in pratica capovolge la realtà rispetto a ciò che è realmente accaduto. Ultima cosa che riguarda la... allora, cosa è successo dopo la guerra? Allora, sicuramente la mancata non in berga italiana, cioè la mancata un mancato processo globale del regime fascista, come è stato non in berga e come sono stati i processi di Tokyo, avrebbe avuto un impatto simbolico importante, al di là della condanna dei singoli criminali, e l'elemento simbolico che sarebbe stato molto rilevante, io credo,
e non è avvenuta essenzialmente per una serie di ragioni anche comprensibili. La guerra fredda, l'Italia si trovava sul forte della guerra fredda, era necessario ristabilire, diciamo, un posizionamento internazionale molto chiaro e netto, diciamo anticomunista, non solo, ma l'Italia, come dire, l'Italia c'era stata la resistenza in Giappone e in Germania, no, questa è una differenza sostanziale e significativa. Insieme alla mancata Norimberga, però, c'è stata anche la mancata consegna dei criminali di guerra ricercati nei paesi che ne hanno fatto richiesta, circa un migliaio, prevista dal trattato di pace firmato dall'Italia, ma mai effettuata. E questo sicuramente ha contribuito non poco a rendere possibile la diffusione globale, non solo in Italia, ma direi in tutto il mondo, del mito del bravo soldato italiano. L'amnistia Togliatti ha avuto una parte di ruolo, non riguarda tanto i crimini di guerra commessi all'estero, perché quelli non sono neanche mai stati processati, appunto, i criminali che hanno commesso reati all'estero, ma invece i criminali che hanno commesso reati in Italia, ad esempio Rodolfo Graziani, che dopo aver commesso crimini in tutto il mondo era poi stato il comandante dell'esercito fascista tra 1943 e 1945 e quindi era responsabile dei crimini delle forze repubblichine durante la guerra partigiana, viene condannato ma poi viene liberato dall'amnistia Togliatti dopo 4 mesi di carcere e diventa presidente onorario del Movimento Sociale Italiano. Molti di questi, anche molti di quelli che io nomino nel libro, finiscono per diventare funzionari del Movimento Sociale Italiano o fondatori del Movimento Sociale Italiano. Il movimento, l'MSI, è senza ombra di dubbio il luogo dove si ritrovano tutti questi criminali nel dopoguerra. Cioè, è chiaro che non è soltanto, come dire, l'erede politico del fascismo, è l'erede politico dei criminali fascisti. Questa è la realtà. E quindi, diciamo, aggiungo molto tra parentesi, come dire, che oggi i principali responsabili delle nostre istituzioni si riferiscano a quel partito come un modello di democrazia è piuttosto raccapricciante e inquietante. L'ultima cosa che vorrei dire riguardo alla continuità delle carriere, ecco, forse ancora di più ha avuto secondo me importanza la continuità delle carriere, quella si chiama la continuità dello Stato, la continuità delle carriere di molti di questi funzionari in vari ambiti nel dopoguerra, giudici, magistrati, poliziotti, carabinieri, prefetti, comandanti militari, agenti segreti, eccetera. Io di alcuni di questi personaggi porto avanti, diciamo, la biografia molto brevemente, molto rapidamente, anche dal dopoguerra, per vedere un po' che fine hanno fatto. Appunto, molti sono entrati nel movimento sociale, ma molti altri hanno continuato la propria carriera anche nel dopoguerra. Mi piacerebbe citare due casi: uno è appunto Giuseppe Piesce, che ho già nominato prima, che è un personaggio più rilevante nel dopoguerra che nella guerra, in realtà, di fatto. Cioè, la sua carriera è più importante ancora nel dopoguerra, però sempre nella stessa logica, diciamo sostanzialmente fascista, nel senso Umberto e chiaro del termine, perché Piesce, che è uno straordinario agente segreto, uno dei migliori agenti segreti che aveva l'Italia, forse il migliore in assoluto in quell'epoca, nell'immediato dopoguerra, cioè fin dal 45, diventa gli viene attribuita una funzione farlocca, non so se si può dire in italiano questo termine, penso l'abbiate capito, cioè comandante delle forze di antincendio, una roba del genere. In realtà sostanzialmente lui è il fondatore di un nuovo servizio segreto, prima ancora che vengano creati i servizi segreti ufficiali, lui crea un servizio segreto parallelo, che in quel momento è l'unico, ma che poi rimane parallelamente a quello ufficiale, che di fatto è quello che dà la vita poi a Stay Behind, a Gladio, cioè il servizio segreto, diciamo, quello dipendente direttamente dai servizi americani e non dai, cioè che fa gli interessi degli americani e non dell'Italia, sostanzialmente, sempre che i servizi segreti italiani facciano gli interessi dell'Italia, ma lasciamo perdere. Però ecco, quindi ha un ruolo fondamentale questo individuo nel dopoguerra in questo senso. Un altro personaggio che mi piacerebbe citare, qua chiudo, è Taddeo Orlando, che in quella catena di comando che da Roatta passa da Lobotti
e arriva fino a Pietro Brignoli, che è stato nominato prima, cioè il cappellano militare della divisione di una battaglione della divisione Granatieri di Sardegna. In mezzo a questa catena di comando c'è Matteo Quando, che è il comandante di quella divisione, che è un, invece, a differenza di Piesce, è un banale, come dire, arrivista senza nessuna qualità particolare, come il suo comandante Robotti peraltro, e che però ha la fortuna di fare carriera durante la guerra. È appunto comandante di quella divisione che porta avanti con estremo rigore gli ordini ricevuti da Roatta, e quindi rastrellamenti, fucilazioni, eccetera, che nel dopoguerra viene nominato comandante del Corpo dei Carabinieri, e come tale consente la fuga di Mario Roatta quando è sotto processo per i crimini commessi, non nei crimini, diciamo, nelle questioni jugoslave, eccetera, ma quando era comandante del servizio segreto militare del SIM, e in particolare l'omicidio dei fratelli Rosselli. Roatta viene condannato in controvacia perché scappa dall'Italia grazie a Orlando, che lo lascia, lo accompagna fuori dall'Italia e lo fa espatriare in Spagna, nella Spagna di Franco, che peraltro lo stesso Roatta aveva contribuito a far prendere il potere come comandante delle forze di spedizione italiane in Spagna. Taddeo Orlando viene licenziato da comandante dei Carabinieri per diventare un importante funzionario del Ministero della Difesa. Quindi negli anni successivi, tra le altre cose, a un certo punto rilascia una dichiarazione in cui dice: durante la Seconda Guerra Mondiale la mia divisione non ha mai fucilato nessuno, la coscienza pulita, noi non abbiamo mai fucilato nessuno. Fortunatamente abbiamo il diario di Don Pietro Brignoli, che è un diario in cui ogni giorno, appunto, santa messa per i miei fucilati, ogni giorno descrive la messa che fa per i fucilati sloveni della divisione di Taddeo Orlando. Sono centinaia di fucilati, ogni giorno 5, 6, 10 contadini, descrive benissimo Brignoli, alcuni di loro magari in qualche modo coinvolti con la resistenza, ma di fatto colpevoli soltanto di essere contadini in un territorio dove è attiva la resistenza. Questo è il grande pregio di quel libro, che vi invito a leggere, come altri che cito, altre testimonianze che cito nel libro, che secondo me sono veramente documenti molto, molto belli e molto di valore. Vi ringrazio molto dell'attenzione. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.